Tania, ma hai letto il libro dei giudici? Perché leggevo di questo Jefte che ha scelto di sacrificare la figlia, ma te che ne pensi? Ma io questa storia, Arianna, non l'avevo sentita e sono molto curiosa e ne vorrei sapere di più. Ti va se chiamiamo Don Mirko? Sì, Don Mirko. Ciao, ciao Tania, ciao Arianna. Ciao, ci stavamo parlando del racconto di Jefte e ci chiedevamo perché avesse deciso di sacrificare la sua unica figlia. Sì, siamo su un punto davvero scomodo del libro dei giudici. Forse avete già visto, dando un'occhiata al libro dei giudici, che abbiamo delle storie abbastanza truculente. C'è parecchia violenza in questo libro. E man mano che procediamo verso la conclusione, verso le ultime pagine del libro dei giudici, troveremo dei fatti sempre più cruenti, sempre più violenti. E questo risponde a un preciso progetto di chi ha scritto il libro dei giudici, far vedere cioè come dopo il periodo d'oro dell'esodo e della conquista della terra promessa, il popolo si sia pervertito sempre di più, per cui sempre più c'è stata violenza e lontananza dalla legge di Dio. E quando le cose vanno male andranno sempre per il peggio. Questo un po' è il progetto complessivo del libro dei giudici. Siamo adesso arrivati, sì, al personaggio Jefte. Chi era questo Jefte? Era un galaidita ed era un guerriero forte, figlio di una prostituta. Lo aveva generato Galad. Siamo al capitolo 10 del libro dei giudici. E fin dall'inizio questo Jefte viene descritto in maniera piuttosto ambigua, e cioè è figlio di una prostituta. Le sue origini non sono nobili, sono già un punto di domanda, ecco, e quindi è una figura di giudice particolare. La moglie di Galad gli partorì dei figli. I figli di questa donna crebbero e cacciarono Jefte e gli dissero: tu non avrai eredità nella casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna. Anche questo è un elemento negativo nel curriculum di Jefte. Figlio di una prostituta viene scacciato praticamente dalla sua famiglia. E vedremo che Jefte fugge lontano dai suoi fratelli e attorno a lui si raccolsero alcuni sfaccendati e facevano scorrerie con lui. Quindi Jefte diventa una sorta di bandito, un capobanda, insieme a delle persone che vengono definite sfaccendate, quindi connotazione negativa. Fin dall'inizio è trattato in maniera davvero ambigua, perlomeno, questo nostro Jefte, che pure è uno dei giudici di Israele, di cui parla appunto il libro dei giudici. Qualche tempo dopo gli ammoniti mossero guerra a Israele. Quando gli ammoniti iniziarono la guerra contro Israele, gli anziani di Galad andarono a prendere Jefte nella terra di Tob. Dissero a Jefte: vieni, sii nostro condottiero, e così potremo combattere contro gli ammoniti. Ma scusa Don, io vorrei sapere perché se hanno cacciato Jefte, lo rivolgono proprio lui come condottiero? Hai afferrato una cosa giusta. Il libro dei giudici complessivamente ci lascia un po' con l'amaro in bocca, cioè c'è una grande confusione, non c'è niente che procede in maniera diritta, ma ci sono continui corsi e ricorsi nelle vicende. Jefte è stato cacciato malamente e adesso viene ripreso, probabilmente perché gli ammoniti erano così forti, un problema così sentito, e Jefte è un guerriero comunque valoroso, per cui decidono di ritornare sulla loro decisione iniziale di cacciare Jefte e lo riprendono. Ma certamente non è senza prezzo questo riprendersi Jefte. Infatti Jefte rispose agli anziani di Galad: ma non siete forse voi quelli che mi avete odiato e mi avete cacciato dalla casa di mio padre? Come mai adesso venite e tornate a chiedere il mio aiuto? E gli anziani di Galad rispondono e gli dicono: proprio perché non sappiamo più cosa fare, siamo disperati, siamo venuti a riprenderti. Ma sappi, gli dicono, che quando combatterai contro gli ammoniti e vinceremo, tu sarai il capo di tutti noi. Quindi promettono a Jefte di diventare il loro capo. Faccio presente che qui abbiamo una grande differenza rispetto agli altri giudici che abbiamo affrontato finora in questo libro. Gli altri giudici, e questo potete segnarlo, sono stati tutti suscitati da Dio, chiamati da Dio in maniera inaspettata.
e hanno dubitato alcuni di loro della chiamata di Dio, dicendo: io non sono all'altezza di questo compito. Invece nel caso di Jefte non è Dio che suscita questo personaggio così ambiguo, ma praticamente sono i suoi vecchi nemici che gli chiedono di diventare giudice, di diventare il capo dell'esercito di Israele. E quindi quando le cose non vengono da Dio, possiamo già cominciare a intuire che ci sarà qualche problema, che le cose non andranno esattamente bene. Allora Jefte dice: d'accordo, se mi fate ritornare per combattere contro questi ammoniti e il Signore li mette in mio potere, io voglio essere vostro capo. E gli anziani di Galad rispondono dicendo: il Signore sia testimone tra noi se non faremo come tu ci hai detto. Jefte dunque andò con gli anziani di Galad. Ma come mai ricorre spesso il termine anziani di Galad per riferendosi ai fratelli di Jefte? Sì, è un modo tipico della Bibbia di parlare e di riferirsi a persone autorevoli di una città, di un popolo. Sono gli anziani. Potremmo dire che sono i capi del popolo, le persone più autorevoli, quindi i capi dei vari casati, delle varie famiglie. Che quindi Jefte risaliva lo stesso da una famiglia nobile. Sì, sì, sì. Lui però aveva il problema che era figlio non in maniera diretta di questa famiglia, ma era figlio di una prostituta. E questo mette già così un punto di domanda, almeno secondo i criteri della Bibbia, sulla sua vita e sul suo futuro. Allora Jefte diventa davvero il capo del popolo, ma ripeto, non voluto da Dio, ma voluto dagli uomini, e quindi qui c'è già un problema. E cos'è che fa Jefte? Jefte praticamente va a combattere contro gli ammoniti. E riprendo dal versetto 30. Jefte fece voto al Signore e disse: se tu consegni nelle mie mani gli ammoniti, chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vittorioso, sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto. Ma qui mi viene un dubbio. Chi è il Dio che accetta di aiutare Jefte a sconfiggere gli ammoniti in cambio del sacrificio della figlia? Sì, la tua domanda è una domanda legittima, però ti faccio notare, Tania, che qui parla solo Jefte. Il Signore è silenzioso. In questo brano, dove le cose, vediamo, stanno andando sempre per il peggio, sempre in maniera negativa, il Signore non commenta in nessun modo questo voto. Certo, potremmo dire chi tace acconsente, ma sembra che questo silenzio di Dio sia proprio un suo prendere le distanze da tutto quello che sta succedendo. Infatti, cos'è che è strano nel voto di Jefte? Jefte decide non di eventualmente sacrificare la sua vita, di perdere lui qualcosa di importante che riguarda se stesso, ma si prende così la briga di impegnare qualcun altro per il Signore. Quindi Jefte avrà la vittoria, la fama e la gloria, e Jefte si permette di sacrificare un suo familiare per garantirsi la benevolenza di Dio nel caso di questa vittoria. È chiaro che Dio non può scendere a questi patti, non esiste il fatto di sacrificare altri per il proprio tornaconto, è qualcosa di profondamente malato questo discorso. E inoltre c'è nella figura di Jefte un ragionamento totalmente sbagliato, cioè Jefte si è fatto un'idea sbagliata di Dio, come se Dio fosse colui che gradisce i sacrifici, addirittura sacrifici umani. Invece in tanti passi della Bibbia abbiamo proprio questa espressione, direi ufficiale, che Dio non vuole che si facciano sacrifici umani. E addirittura in altri casi Dio dice: io non gradisco il sacrificio dei capri, dei tori, degli agnelli, ma per me il vero sacrificio è il pentimento del cuore. Il vero sacrificio, il vero modo di amare Dio è quello di servire le persone, di essere onesti, giusti, appunto, e vicini agli altri. Quindi qui abbiamo qualcosa davvero di perverso da parte di Jefte. E quindi capite anche voi che a partire da queste premesse le cose non potranno che andare veramente male. Quindi Jefte raggiunse gli ammoniti per combatterli e il Signore li consegnò nelle sue mani. Egli li sconfisse da Aroer fin verso Minnit, prendendo loro 20 città, e fino ad Abel Keramim. Il brano con questi nomi così strani però ci vuole dire che non solo sul punto di battaglia gli ammoniti vennero sconfitti, ma poi vennero inseguiti
e addirittura vennero scalzati dal territorio che possedevano. Quindi davvero una grande vittoria per Israele e concretamente per Jefte. Così gli ammoniti furono umiliati davanti agli israeliti. E a questo punto c'è il ritorno di Jefte a casa sua. E chi è che però gli va incontro? Gli va incontro la figlia, con tamburelli e danze. Era l'unica figlia, non aveva altri figli né altre figlie. E quindi è lei, questa figlia, unica figlia di Jefte, la vittima destinata di questo tremendo sacrificio che Jefte dovrà compiere. Appena la vide, si stracciò le vesti e disse: «Figlia mia, tu mi hai rovinato. Anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice. Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi». È emblematico l'atteggiamento della figlia di Jefte, che non ha un nome, interessante, non ha un nome, mentre il negativo Jefte ha un nome, e questa figlia gli dice: «Padre, se tu hai dato la tua parola al Signore, bisogna che questa parola venga rispettata. Ti chiedo solo, dice, 2 mesi di libertà per poter ancora vivere e andare, dice lei, errando per i monti, a piangere la mia verginità con le mie compagne, con le mie amiche». Chiede ancora 2 mesi di vita. Il padre la lascia andare e dopo 2 mesi questa figlia, che poteva fuggire, poteva fare chissà che cosa per sfuggire al sacrificio di Jefte, ritorna con le sue compagne e il padre la uccide e la sacrifica come aveva promesso. Ma Don, scusi, perché il Signore fa in modo che Jefte sacrifichi la figlia e non lo ferma prima? Ecco, questo è un grande punto interrogativo, cioè che resta. Vi dicevo già prima, in tutto questo brano, se notate, Dio non parla mai. Dio non avalla mai il pensiero di Jefte, è un tremendo silenzio. Direi che non è un silenzio dovuto all'assenso di Dio, ma il fatto che Dio prende le distanze in maniera assoluta, sdegnata, direi, da questo Jefte che è stato suscitato non da lui ma dagli uomini, che ha fatto questo voto così contro natura e coinvolgendo altre persone e non se stesso, mentre quando uno eventualmente fa un voto lo fa sulla sua vita, fa qualche impegno personale, ma sicuramente uno non può impegnare altri, tanto più con la loro vita. E poi è interessante, mi permetto ancora di dire, rispetto alla negatività di Jefte, un altro episodio che noi oggi non abbiamo il tempo di vedere. Cioè, pensate, questo Jefte, nel momento in cui va a combattere contro gli ammoniti, per qualche motivo non aveva chiamato una tribù di Israele a combattere. E dopo che Jefte ha vinto questa battaglia con gli ammoniti, questa tribù di Efraim va da lui e si lamenta: «Perché non ci hai chiamati? Anche noi volevamo combattere per Israele». Possiamo chiederci se questa non sia il classico saltare sul carro del vincitore, a giochi già fatti, dire: «Anche noi volevamo la nostra parte di gloria», perché le cose si sono già risolte positivamente per Israele. Certo che, com'è che fa Jefte a reagire? Non risponde in maniera diplomatica, ma trucida tantissimi uomini di questa tribù di Efraim. E quindi Jefte, un giudice non suscitato da Dio, ma dagli abitanti di Galad, che prima lo avevano abbandonato, scacciato e messo da parte, questo Jefte è un giudice contro natura, perché fa sì che ci sia una guerra tra il suo stesso popolo. E quindi lui, che dovrebbe eliminare i nemici, in realtà fa una grande strage dei suoi connazionali di Israele, perché non vuole risolvere con l'intelligenza, con la ragione e in maniera diplomatica quella che poteva essere definita una piccola bega, perché era un dibattito a vittoria già ottenuta tra Israele e una sua tribù. Però vedete come questo personaggio davvero sia Jefte un personaggio disordinato. Il libro dei Giudici presenta, insomma, questo Jefte come un personaggio davvero ambiguo, se non negativo, addirittura controproducente nei confronti non solo della sua famiglia con questo sacrificio dell'unica figlia che aveva, ma anche controproducente nei confronti della sua stessa nazione, visto che per la sua mancanza di diplomazia uccide diversi uomini della tribù di Efraim e quindi impoverisce il suo popolo. Vedremo che andando avanti nel libro dei Giudici ci saranno altri personaggi dalla vita così disordinata che, più che essere liberatori del popolo di Israele dai nemici, saranno persone che scatenano la violenza all'interno dello stesso popolo di Israele e quindi non fanno sicuramente il servizio voluto da Dio nei confronti di questo popolo.